Che cos'è il karma? Come si fa a ripulire il karma? Ciao, sono Patrizia Setteducati e aiuto le persone che sentono di essere di più e di essere in questa vita, in questa terra, in questa esperienza per fare qualcosa, per dare il loro contributo al mondo e si sentono incastrati in una vita in cui non si riconoscono. Quindi noi li aiutiamo a seguire il cammino della propria anima per vivere la vita straordinaria e piena di significato che desiderano dentro di loro. Ma torniamo al nostro karma. Molti mi state chiedendo che cos'è il karma, come si gestisce, come si ripulisce. Io sono una praticona e quindi ne approfitto del fatto di essere qui. In questa situazione particolare sono a casa dei miei a fare il trasloco e sono in garage, te lo faccio vedere. Lo so che hai molta compassione per me in questo momento e fai bene, ma stavo proprio pensando, no? Ripulendo questo garage dove ci sono i residui dei miei traslochi precedenti e di tutto di più, accumulo seriale di oggetti che magari si pensava che un giorno potessero servire. Ti spiego che cosa c'entra tutto questo con il karma. Il karma è proprio come un garage. Come tutte le cose che tu finisci di mettere in garage e di cui non ti sei ancora occupato. Ma perché tutto questo? Perché quando tu hai qualcosa, io continuo a guardare quel cumulo di roba di cui mi devo occupare, no? Immaginando che ciascuna di queste cose sono cose della nostra vita che non sono state guarite, che non sono state messe a posto, persone che non abbiamo perdonato. Ferite, situazioni di dolore che in qualche modo ci fanno ancora male, polvere che abbiamo messo sotto i tappeti, situazioni di cui non ci siamo voluti occupare perché faceva male, perché erano troppo scomode, situazioni in cui avremmo potuto essere chi siamo veramente, manifestare i nostri talenti, manifestare quello che siamo, ma non l'abbiamo fatto, magari per paura, perché pensavamo di non essere in grado. Il fatto già solo di pensare di non essere in grado, le paure che ci bloccano, tutta questa roba qui, prima o poi ce ne dovremo occupare. Il karma, molte persone lo vivono come una situazione bloccante nella propria felicità e la vivono in modo anche un po' rassegnata. Ma questo, no. Io non so quali libri tu abbia studiato, io ovviamente ho il mio modo per studiare, perché queste cose qui io non le studio sui libri, le ricevo dall'universo e l'universo mi dice come funzionano. Poi tu puoi credere a una cosa o un'altra, ma pensa che anche solo a livello logico-razionale e pratico, che senso avrebbe se noi siamo esseri spirituali che vengono qui per fare un'esperienza di crescita, per diventare persone migliori, che senso avrebbe portarci il carico karmico da altre vite, da altre situazioni, dal cumulo di situazioni non messe a posto a livello umano in tutta la Terra? O già solo semplicemente nella nostra esperienza di vita terrena attuale? Che senso avrebbe tutto questo? Se noi non potessimo farci nulla? Questo non ha senso, così come non ha senso dire un po' la modalità buddista, ah, ci penserò nella prossima vita, sarò infelice in questa vita e ci penserò poi. Ma che senso ha tutto questo? Tu sei qui nel presente, nel qui ed ora, per vivere bene in questa vita, in questa esperienza terrena. Devi pensare al presente, non devi fuggire nel passato o nel futuro, devi stare qui nel qui ed ora, è nel qui ed ora che tu puoi cambiare le cose, creare le cose. Quindi, occupati del tuo garage e dell'accumulo di roba che c'è lì dentro, perché solo attraverso questo lavoro, questa trasformazione, questo prendersi cura delle cose che hai lasciato lì per tanto tempo che le cose possono cambiare. E man mano che ti prenderai cura di te, di tutte quelle cose che hai lasciato da parte per tanto tempo, la tua vita cambierà, si trasformeranno un sacco di cose. E se finora non sei riuscito ad essere felice, a sentirti realizzato, questo non vuol dire che tu non possa farlo da qui a breve, magari a brevissimo. E non importa l'età, perché noi possiamo iniziare a essere felici a qualsiasi età, anche a 90 anni.
Quindi se tu in questo momento dici, ma alla mia età, cosa potrò fare adesso? E ci sono dei ragazzi di 30 anni che dicono questa cosa, quindi non importa se tu ne hai 60, 70, 50, qua non cambia assolutamente niente. Quello che puoi fare adesso è prendere tutta questa roba che hai accumulato, di cui non ti sei preso cura finora, andarci a guardare e andarla a risolvere una per una. E vedrai che i frutti non si faranno aspettare molto. Man mano che lavorerai, ti sentirai sempre meglio, sempre più leggero, e cominceranno a cambiare i tuoi atteggiamenti, i tuoi comportamenti, le cose che produrrai nella tua vita, e la tua vita si trasformerà. E guarda, questo io l'ho visto accadere tante volte, prima di tutto nella mia vita, nella vita delle persone attorno a me e nei miei studenti, nei miei allievi dei percorsi avanzati, perché ciascuno di loro si è preso cura di sé andando a guardare quelle situazioni scomode. Magari relazioni in cui non si sentivano realizzati, in cui si sentivano schiacciati, situazioni lavorative che non gli appartenevano, un'educazione familiare molto restrittiva e tutta un'altra serie di condizionamenti che avevano creato delle gabbie che li portavano a vivere una vita che non gli apparteneva, che non li faceva sentire bene. È logico che svuotare un garage è una cosa scomoda, ma quanto rende più bella e leggera la tua vita? La tua vita può cambiare in ogni istante, dipende solo dalla tua decisione, dalla tua scelta. E se scegli di svuotare questo garage, o il tuo garage, che sarebbe la cosa migliore, inizia e abbi fede che pezzo dopo pezzo riuscirai a svuotarlo e a sentirti molto molto bene. Ti abbraccio e ti auguro di prenderti cura di te. Ogni tipo di karma si può trasformare. Non ti fidare di niente e di nessuno che ti dica che la tua vita non può migliorare, che le situazioni scomode o poco armoniche che stai vivendo non sono trasformabili perché è il karma che ha il suo effetto. Il karma si può trasformare, può essere cambiato. Ciao, un abbraccio di luce da Patrizia. A presto!